Ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi un video profumoso, vi voglio parlare dei miei 5 profumi preferiti di Jo Malone. È stata un'ardua scelta sceglierli, anche perché io amo tutto di questa casa, però ovviamente partiamo dalla quinta posizione per arrivare poi alla prima, ovvero il mio profumo preferito di Jo Malone. Numero 5 della mia classifica troviamo in edizione limitata Poppy & Barley, che nel 2019 hanno poi riformulato e inserito nella collezione ufficiale, quindi nelle colonie di Jo Malone, tanto successo ha avuto. È un profumo floreale talcato, molto leggero e molto molto soave, come posso dirvi. Il protagonista all'interno è il papavero rosso, poi troviamo la violetta, la crusca e l'orzo, per poi finire con il ribes nero, quindi molto dolce, il muschio bianco, note talcate e fico. È una fragranza leggerissima, come tutte le colonie di Jo Malone. La particolarità di questo profumo è che all'interno troviamo delle note che vengono poi ispirate ai campi inglesi, e quindi si trova una profumazione floreale sì, ma non classica. Diciamo che come fiore il papavero e anche l'orzo danno una sensazione proprio di campo, di sensazione bucolica al massimo, e sembra davvero di stare sui campi. Ecco, io lo immagino come un campo di papaveri rossi al tramonto, e diciamo è un po' spigoloso l'odore del papavero, molto molto fiorito, che viene poi riportato subito a terra dalla crusca e dall'orzo, che hanno quell'odore di grano, quell'odore di cereale molto molto dolce, per poi affiancarsi al talco, alle note talcate e al fico, che è una nota in realtà che si trova spessissimo nelle prime note, invece in questo profumo qua si trova nelle note di fondo. E quindi di questo profumo mi è piaciuto molto questa ambivalenza tra il fiorito del campo e poi ovviamente le note talcate più dolci, abbinate anche alla crusca e all'orzo. Quindi questa è la posizione numero 5. Posizione numero 4, vi ho già parlato di questo profumo ed è ovviamente una colonia, Peony & Blush Suede. È un profumo ovviamente floreale freschissimo, per chi preferisce i profumi davvero molto leggeri, questo fa al caso vostro. I protagonisti sono ovviamente la peonia e la pelle scamosciata, ma troviamo anche la mela rossa, il gelsomino, la rosa, il garofano. Troviamo un sacco di fiori, ecco, proprio fiorito fiorito al massimo, molto succoso come profumo, si sente tantissimo la mela, si sente davvero tantissimo, ovviamente poi va a perdersi per poi tornare alla rosa, una rosa molto fresca, alla peonia molto pungente. E poi io l'avevo acquistato per questa nota di pelle scamosciata, ovviamente blush suede io lo immagino come una pelle proprio scamosciata color blush, color rosa antico, e è molto affascinante come profumo nonostante sia molto molto intimo, che lascia la scia, però molto molto delicato, assolutamente non troppo intraprendente, è un profumo che sta nel suo, è molto molto fresco, indicato per la stagione primaverile, anche per l'estate ovviamente. Questa è la posizione numero 4. Posizione numero 3, abbiamo una colonia intensa, Mirra e Tonka. È un profumo molto 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 particolare, molto pungente, super super affascinante e super super persistente. Fa parte ovviamente delle colonie intense, quindi con il packaging nero, e ovviamente equivale a un eau de parfum rispetto alle colonie classiche che sono un eau de toilette. Quindi la percezione, la persistenza e anche la concentrazione all'interno di oli essenziali è molto più elevata, tipo balsamico aromatico. Cosa dire di questo profumo? È intenso, pungentissimo, all'interno ha la lavanda, la mirra, la vaniglia, la fava tonka, la mandorla, ha degli ingredienti che mixati perfetti sono, diciamo che non riusciamo a individuarli, sono così mescolati bene. In realtà prima ha acquistato mia mamma questo profumo e su di lei era spaziale, cioè tutti quanti chiedevano che profumo lei indossasse, e ovviamente poi me l'ha regalato, mi ha regalato un'altra confezione che è questa, che tengo come una reliquia. La bellezza di questo profumo è l'intensità, lascia una scia di femminilità ineguagliabile. La lavanda all'inizio si sente tantissimo, per poi passare alla mirra, che è un ingrediente molto caldo, un po' diverso dalla fava tonka. Hanno similitudini la fava tonka e la mirra, però la mirra è più aspra, un pochettino più dura, invece la fava tonka è più dolce come seme. In questo mix ovviamente le troviamo entrambe, mirra e fava tonka,
danno un'esplosione all'olfatto veramente importante. Posizione numero 2, ci stiamo avvicinando sempre di più, è il nuovo arrivato in casa Malone ed è Vetiver Golden Vanilla, aromatico vanigliato. I protagonisti sono sempre due, il vetiver, che di solito è un ingrediente più maschile se vogliamo, e la vaniglia. All'inizio quando l'ho sentito mi sembrava identico a mirra e tonka, invece poi facendolo evolvere in qualche ora si capisce che sono due cose completamente diverse. Ovviamente c'è la base di vaniglia, questo li accomuna, però gli ingredienti all'interno sono completamente diversi. All'inizio abbiamo l'ingrediente del cardamomo, che è una delle mie note più amate in assoluto, perché è uno speziato fresco ed è molto difficile trovare una spezia che sia contemporaneamente calda e fresca. Il cardamomo riesce ad esserlo. Abbiamo il tè e il pompelmo, che danno una freschezza contro questa mega galattica piramide che poi tende a essere molto calda e aromatica. Poi abbiamo due ingredienti che vengono dallo stesso posto, quindi dal Madagascar. Questo meraviglioso profumo è ispirato alle coste del Madagascar, che è il vetiver e la vaniglia bourbon. Quindi sono due ingredienti molto molto forti, molto molto pungenti, però nell'insieme, mischiate con il cardamomo, il pompelmo, riescono a dare questo sentore un pochettino speziato, aromatico, però molto fresco, sull'andante freschezza. Un passepartout secondo me questo profumo, perché va benissimo per l'estate, anche se sembra troppo caldo. Ricordiamoci che le coste del Madagascar sono immensamente calde e richiamano proprio questi odori pungenti che vengono dalla terra e si mescolano benissimo, come appunto vi dicevo, con le note di testa, che sono più fresche e frizzanti. La vaniglia qui è molto dolce, molto forte, e il vetiver, per quanto se ne possa dire, abbinato alla vaniglia, è un po' mascolino. La proiezione sulla pelle di una donna è meravigliosa, io super super femminile. Ottimo, un ottimo connubio tra la mirra e tonka, che trovo molto molto invernale come profumo, e una colonia un pochettino più fresca, come può essere mimosa e cardamomo, che sono appunto due mix che mi piacevano un sacco, che hanno creato questo gioiello che è appunto un mix tra questi due profumi. Tadan, siamo arrivati alla prima posizione della classifica di Jo Malone. Eccolo qua, Dark Amber and Ginger Lily. È un profumo che veramente evoca un sacco di ricordi. È uno speziato caldo legnoso, però ragazzi, secondo me la particolarità di questo profumo è che non ha niente a che fare con gli ingredienti che lo compongono. Abbiamo il cardamomo nero, poi abbiamo lo zenzero, abbiamo il pepe, abbiamo poi la ninfea, il gelsomino, l'orchidea. Siamo alla rosa, al cuoio, che è un ingrediente che io adoro, al sandalo, caldissimo, veramente piacevolissimo, il patchouli, l'ambra nera, da cui prende ovviamente il suo nome, e l'incenso chiara, che è un ingrediente veramente difficile da trovare, che dà un effetto di pulito, un effetto di... Ecco, io lo associo molto a un profumo pulito, Dark Amber and Ginger Lily. È un profumo che amo mettere di sera, ma non una sera dove devo essere sensuale, dove devo ammagliare chissà che cosa, in una sera in cui sono tranquilla a casa con il mio fidanzato e metto questo profumo che mette una pace dei sensi che voi non avete idea. È un profumo molto fresco, lo abbinerei più che a speziato a legnoso. Immagino come quando si va su un letto, un cuscino pulito di federe pulite. Lo abbino al relax questo profumo, la persistenza è veramente ottima, la scia è una scia davvero spettacolare. Diciamo che o lo si ama o lo si odia. Ad esempio è molto pepato come profumo, che il pepe è uno dei miei ingredienti preferiti nei profumi, e questo all'inizio con lo zenzero e il pepe dà una carica veramente stratosferica. Questo è un profumo che ho già ricomprato diverse volte, non credo mancherà mai nella mia collezione, anche perché quando mi stancano i profumi troppo forti, anche quelli floreali, non ho più voglia di nessun profumo, resetto l'olfatto con il Dark Amber and Ginger Lily. È veramente stratosferico. Tra l'altro sul mio canale ho già fatto una recensione sul Dark Amber and Ginger Lily. Ragazze, questa è stata la mia classifica dei profumi che in realtà preferisco di Jo Malone. La lista in realtà sarebbe infinita, perché sono tutte creazioni particolarissime, con ingredienti che quasi nessuno utilizza e con materiali davvero 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 molto pregiati. Se vi è piaciuto il mio video, lasciatemi un like ed iscrivetevi al mio canale. Let's talk about!